le nostre radici culturali, perché la musica e la poesia avevano un ruolo molto importante nella vita sociale di Basedice e sarebbe un peccato dimenticarlo. In passato il nostro comune vantava due istituzioni molto importanti che purtroppo sono andate perdute. Esisteva qui a Basedice una banda fondata da Nicola De Lellis nell'immediato dopoguerra e composta interamente da musicisti locali. La banda di Basedice era solita allietare tutte le manifestazioni laiche e religiose che si svolgevano nel nostro comune. Esisteva anche un teatro comunale, fondato nell'Ottocento e attivo fino agli anni 40 del Novecento, che per la sua somiglianza con il Teatro San Carlo di Napoli veniva chiamato appunto il San Carlino. Come ogni anno, la rievocazione delle nostre radici culturali e musicali viene affidata alla lettura di poesie di Don Vittorio Moscato e Nicola De Lellis, che inframmezzeranno le esecuzioni musicali della Moldavia National Chamber Orchestra, l'orchestra nazionale della Moldavia, alla quale farei un applauso. Diretta dal maestro Leonardo Quadrini, che ci ha nuovamente onorato della sua presenza a Basedice. L'Orchestra Nazionale della Moldavia opera presso la capitale della Moldavia, Chisinev. Spero di averlo pronunciato bene. All'attivo ha numerose collaborazioni con artisti di calibro internazionale, tra i quali ha anche collaborato con il celebre tenore lirico-drammatico Placido Domingo. Prima però di lasciarvi alla musica della Moldavia National Chamber Orchestra, diretta dal maestro Quadrini, ho ancora qualche piccola informazione da darvi. Durante queste serate di musica potrete ascoltare all'interno del nostro centro storico le voci di coloro che hanno vissuto la banda di Basedice e il teatro comunale San Carlino. Mi sembra quindi di aver detto proprio tutto. Non mi resta altro che augurarvi una buona serata e un buon ascolto.